Il maltempo non accenna ad abbandonare l'Italia. Quella iniziata oggi sarà una settimana dal clima quasi autunnale. Non solo pioverà su molte regioni della penisola, ma le temperature saranno decisamente più basse rispetto alla media di questo periodo. Anche se l'allerta meteo è stata declassata da arancione a gialla, gli occhi sono di nuovo puntati sull'Emilia-Romagna, dove nelle ultime ore ci sono stati ancora frane e allagamenti, in particolare nel Reggiano. Qui un violento nubifragio si è abbattuto sul comune di Baiso, trasformando le strade in una lunga distesa d'acqua e fango che è arrivata anche in alcune abitazioni. Diversi gli smottamenti e le strade chiuse, ma nessuno è stato evacuato. Riaperta oggi pomeriggio la provinciale 19. Dopo l'alluvione dello scorso mese, osservati speciali restano i livelli dei fiumi sia nell'entroterra della regione che lungo la costa romagnola. Qui siamo in Piemonte, a Canelli, in provincia di Asti, dove ieri un violento nubifragio ha allagato strade e cantine. In 10 minuti ha allagato tutto. È uscito già pieno, le macchine le abbiamo spostate come sono lì sopra, sono piene di acqua. Era tutta allagata, mi arrivava fino a qua, Mi sono spaventato, guarda. Io pianto, non volevo andare a casa senza cane. Nelle prossime ore la morsa del maltempo si stringerà anche su altre regioni. Forti piogge sono previste infatti in Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, temporali anche al sud e soprattutto in Sardegna.